tanto di mia sorella. Quindi tu. Vale, io capitano. Una battaglia persa, ma la guerra è ancora tutta da decidere. Gli allievi cadono sul campo della capolista e interrompono una striscia positiva che durava da 4 mesi. Da San Paolo piega di misura l'Orani e li caccia all'assalto dei verdiazzurri, alla vetta del campionato regionale. Gli oristanesi ipotecano il risultato nel primo tempo con 2 gol. Nella ripresa, il rigore di Giampaolo Sì riapre la partita, ma alla fine a risultare sono i gialloverdi di Augusto Pin, che conservano la prima posizione e riscattano la pesante sconfitta rimediata al comunale Nivola. Offrono il capitano Michele Fadda, squalificato, e con Luca Frasso ancora fermo, mister Mastio premia Nicola Silvas e di pesca Salvatore De Serra. Scendono in campo Furioli, Marco Brundo De Serra, Vargiu Loddo Mannoni, Silvas Caponiglio, Sanna Pidede e Sidi. Diversi volti nuovi in casa di Stanese rispetto alla gara d'andata. A San Paolo manda in campo Sogus, Muru, Vacca, Muru, Sanna Daniel, Sanna Alessandro, Porcu, Basciu, Mugheddu, Muruni, Ghiani. Insufficienti le piccole gradinate del campo per contenere i tantissimi sostenitori presenti, soprattutto di sponda oranese, venuti a tifare per la squadra di rivelazione del girone. Tanta la voglia di riscatto nella San Paolo, che precede di 2 punti le seguitrici e vuole allungare in classifica. La capolista ci prova subito con un'azione in velocità sulla fascia destra. Cross in aria, la palla arriva al Sandro Sanno che calcia sul fondo di sinistro. Il vantaggio arriva poco dopo, quando al termine di una ripartenza, Ghiani si libera sulla fascia sinistra e prova la penetrazione. La palla finisce sui piedi di Muruni, che da 2 passi trafigge Furioli. 1-0 e gioia incontenibile dei gialloverdi di casa. La risposta danese arriva da un lancio di Mercolodo. La palla scavalca i centrali della difesa. Pidedda prova a intervenire, ma Solus lo travolge in uscita. Tutto regolare secondo l'arbitro. Alla mezz'ora arriva il 2-0. Cambio di gioco sulla 3/4. Cross dalla destra di Basciu e ancora Muroni di testa mette la palla alle spalle di Furioli con un colpo di testa non irresistibile. Sotto i 2 reti Lorani prova a reagire sul calcio di punizione di Pidedda, ma Solus è bravo a bloccare il tiro. Ancora San Paolo in avanti, punizione di Alessandro Sanna, Mugheddu arriva in ritardo e spedisce la palla sul fondo. Dopo la pausa mister Mastio inserisce Secchi al posto di Silva per garantire più spinta sulla destra. L'ingresso del centrocampista cerulese consente alla squadra di avanzare il baricentro e di conquistare i metri in mezzo al campo. Poco dopo Riccardo Sanna si libera dalla mossa degli avversari e serve Simone Pirelli. Sul cross dell'ala nordese non c'è nessuno pronto a intervenire. Altro calcio d'angolo dalla destra di Pirelli, respinta dalla difesa, arriva a Caponiglio ma la palla viene colpita malamente e l'azione sfuma. Lorani ci crede che fuggendo i padroni di casa ad intanarsi nella propria metà campo. Pirelli sguscia sulla destra e viene atterrato al limite. La successiva punizione di Sì si spegne debolmente all'alto. La San Paolo in contropiede sempre temibile, il suo ribaltamento di fronte Mugheddu potrebbe chiudere i conti, ma Furioli di piede salva la porta. La partita si riapre poco più tardi quando Secchi lancia in profondità Pirelli, che a contatto con un difensore cade in aria. L'arbitro assegna il calcio di rigore. Si incarica della battuta Sì, che trasforma con un potente raso terra. 2-1 risultato ancora in bilico. Capolista comincia a tremare, la bandierina solito con il pipiretto, palla arriva Sì che la controlla, con il destro prova a sorprendere Sogus, il tiro sorvola la traversa. Essa non lo aspettano! Non li spinga! A San Paolo gioca a memoria, con un'azione di rimessa sfiora ancora la segnatura. Su cross di Mugheddu, Basciu a quota vuota, calcia incredibilmente sul fondo. Il tempo passa, i falli si moltiplicano, i giocatori di casa vengono colti dai crampi e guadagnano secondi preziosi per spezzettare il gioco. Prima del fischio finale c'è tempo per l'ultima occasione, Riccardo Sanna conquista un calcio di punizione dal limite, da posizione favorevole. Calcia Sini, che prova il gol della domenica, ma il potente sinistro finisce fuori dallo specchio della porta. A San Paolo può esultare, vince 2-1, il primo posto è intatto.